attesissimo quello che sta per andare in scena, squadra a caccia della finale di Coppa Libertadores, spietato sbagliare di questo primo round per non compromettere la qualificazione. È tutto pronto per il calcio d'inizio, per questo match davvero molto intrigante. Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Pierluigi Pardo e Stefano Nava pronti come sempre a raccontarvi le emozioni di questa sfida. Partita che vale come primo atto delle semifinali di Coppa Libertadores. Mi aspetto un match fantastico, Stefano. Entrambe le squadre sono state protagoniste finora di una vincente cavalcata in Coppa Libertadores e ora sono qui a disputarsi la prima delle due semifinali. Non c'è tempo per riposare, bisogna rimboccarsi le maniche e dare fondo a tutte le energie residue. C'è una finale da conquistare. Spazio, cerca il pallone profondo, conclusione di testa da cancellare in fretta, ma probabilmente non l'ha colpita con la fronte piena, ne è uscita una traiettoria sbilenca qui. Questo è l'undici titolare dei padroni di casa per la sfida di oggi. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni offensivi e una punta centrale. Buono il tocco dentro, lascia partire il tiro. L'attaccante che si è fatto ipnotizzare a tu per tu col portiere, gettando al vento una palla gol clamorosa. Ha cercato di calciare in porta con tutta la forza possibile, marcando clamorosamente il bersaglio. Possesso palla per gli avversari. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Guadagnano la rimessa laterale. Attenzione perché è pericoloso. Cross raccolto facilmente dal difensore. Partono in contropiede. Possono sfruttare la ripartenza. Posizione ideale. Possono passare il vantaggio. Occhio alla deviazione, c'è il palo. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Cosa fa ora? Riconquista il possesso di palla. Lo vede? Ha spazio davanti a sé, a metri per andare. Buona lettura sul cross, bravo qui nell'interrompere tutto. Pallone invitante. Ripartono in campo aperto. Si aprono spazi, attenzione. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Occhio al pallone filtrante. Vediamo cosa inventa ora. Conclusione, occhio da lì. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Un gol facile facile con la porta vuota. Sì, anche se l'uscita è stata un po' avventata, l'ha pagata cara. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Può ricevere una posizione interessante. Buona qui la lettura del difensore. Attenzione, pericolo, niente da fare. È rigore, nessun dubbio per il direttore di gara. Che a me sembra che fosse completamente fuori tempo. Poi, vicino all'azione, non mi pare che siano dubbi su questa decisione.
intervento scomposto, questo chiaramente falloso. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua ruota. Sbaglia il calcio di rigore. Grande freddezza dal dischetto, è arrivato il gol sul calcio di rigore. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia e il portiere. È stavolta vinto lui. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Azione interessante questa, attenzione. A metri per andare. Grande parata. Super portiere. Scambia corto sul compagno. Grande tempestività di questo intervento. Grande intervento del difensore in area. Se volevano mandare un messaggio anche psicologico alle rivali per la vittoria finale, direi che l'obiettivo è stato raggiunto. Arbitro che dà il via alla ripresa di questa semifinale, tutti a caccia di un biglietto per l'appuntamento finale di questa competizione. Ultima chiamata per entrambe, chi perde e torna a casa a mani vuote. Fanno girare palla in attesa del momento giusto. Spazio per il cross. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Brutto passaggio e pallone regalato. Punta la porta. Spazio per il traversone. Buona posizione. Pallone che è uscito, ci sarà rimessa dal fondo. Un cambio che dovrebbe dare nuove energie fisiche e nervose alla squadra per tentare la rimonta. C'era bisogno di una svolta anche a livello tattico. Lo vede. Pallone interessante. Posizione ideale. Si libera alla grande. Aveva diverse opzioni qui. Ha optato per la soluzione di potenza con pessimi risultati. Conclusione violenta ma imprecisa, palla sul fondo e portiere graziato. Può colpire da lì. Bravissimo qui il difensore che recupera. L'allenatore della squadra dedicata sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Regalano palla agli avversari. Vediamo cosa fa ora. Gran palla a scavalcare la difesa. Pallone invitante. Interviene proprio all'ultimo e salva. C'è campo per la ripartenza. L'ha colpita davvero male, palla in faro laterale. Buono qui il recupero da parte della difesa. Perdono palla.
palla banalmente. Va vuoto il difensore. Bravo qui a smarcarsi. Facile la parata su questo colpo di testa. Conclusione troppo debole. Creare problemi al portiere. Troppo facile. La traiettoria verso il centro. Occhio al pallone filtrante. Attenzione perché è pericoloso. Buon cross, ma il portiere non si fa sorprendere. Portiere che la combina grossa, rinvio sbagliato, attenzione. Ruba palla lateralmente. Occhio al contropiede. Può riceverlo. Ottima occasione. Può mettere da lì. Pericolo, palla in gioco. Risolve una situazione molto complicata. E il pubblico non ci sta. Eh no, non è contento dell'atteggiamento della squadra. Stanno giocando con la cattiveria giusta per recuperare lo svantaggio. Avversari che possono far girare la palla indisturbati. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi. Tra quanto finisce questo match, Matteo? 3 minuti, ecco quanto manca al termine dei tempi regolamentari. Grazie a Matteo Barzaghi per il contributo prezioso. Nel saltare l'uomo. Occhio all'occasione per riaprire il match. Ottimo intervento del portiere. Occhio al pallone in mezzo. Poteva fare meglio qui, vero Stefano? Beh, non ci ha fatto un figurone questo sì, girata di testa che merita la miglior fortuna. Match che si chiude qui con la vittoria degli ospiti. Fanno un bel passo avanti verso la qualificazione. Fatto un piccolo, ma significa. Buono il tocco dentro.